ufficiale di stato civile a celebrare questo matrimonio in questi miei cari amici. Non faccio questo mestiere, ovviamente, però mi ha fatto tanto piacere che gli sposi hanno deciso di affidare a me questo delicato incarico, e quello appunto di sposarli. Prima di passare a quelle che sono le formalità tipiche del matrimonio, è giusto e corretto che dico, soprattutto mi fa piacere che parli degli sposi. Cominciamo dal giovanotto, cominciamo da Giuseppe Guido Maruri. Bene, chi è Giuseppe Guido Maruri? Giuseppe Guido Maruri è prima di ogni cosa una gran persona per me. Sembra un'affermazione banale, in realtà non è così, perché oggi le persone per bene sono veramente una rarità. Una persona per bene perché è una persona corretta, è una persona che ha il senso dell'amicizia, è una persona che ha forte il senso della correttezza. Sono qualità che non è facile trovare al tempo d'oggi. È anche una persona che ama la vita, è una persona che vive per la vita, è giovanile, ha una carica di giovialità e di gioventù che non è facile riscontrare a questa età. Sappiamo anche che è un quotato musicista e uno stimato insegnante di conservatorio. Io lo conosco da tanti anni, ci conosciamo dai primi anni 90 e non è poco, dico non è poco perché non è facile restare amici in tutti questi arco di tempo, sono 25 anni, 26 anni, quindi è veramente un periodo che ha dato prova dell'amicizia, e questa amicizia c'è proprio per quelle caratteristiche che Guido sempre riscontrava: una persona intellettualmente vivace, capace di affrontare qualsiasi tipo di discussione, un intrattenitore, una persona veramente simpatica e cordiale. Potrei dire tante altre cose, perché sappiamo pure che è un abile motociclista, quando usciamo insieme in motocicletta ogni tanto mi fa andare avanti, ma è molto raro che quando decide mi abbandona il mio destino, diciamo, poi lo raggiungo. Insomma, c'è grande amicizia, soprattutto negli ultimi 4 anni. Questa amicizia si è andata consolidando. Ecco, quindi, ma dico, cosa mancava? A Guido mancava l'amore, la presenza di una figura femminile, mancava la presenza, ora lo possiamo dire, di una donna che fra pochi minuti diventerà la moglie. Dopo tante tribolazioni, diciamo, ecco, siamo arrivati a questo momento cruciale. È un amore che, per quello che mi risulta, è nato lentamente, è nato in sordina, perché di fatto Guido conosce la Clavioara da tanti anni, e probabilmente quando si sono conosciuti, per ragioni che non sto qui a dire, tutto si poteva pensare che non, in data 8 febbraio 2018, diventassero marito. Parliamo della moglie, ti dico che conosco meno, ma che ho imparato a conoscere in questi anni. La Clavioara è una donna, una ragazza non italiana, che lascia il paese di origine. Noi sappiamo che per chi lascia il paese di origine il futuro ha sempre delle incognite. Eppure è una donna che è riuscita con grande forza e determinazione, perché è una donna capace, abile, intelligente, ad integrarsi nella società italiana e soprattutto a mantenere alto il proprio onore di donna e di lavoratrice, perché Costa a me è una persona che veramente si è dedicata intensamente al lavoro, e col lavoro è riuscita a farsi avanti. È anche una persona molto cordiale, è una persona che parla perfettamente l'italiano, quindi insomma niente di meglio che per Guido. Il feeling ovviamente tra loro si è negli ultimi tempi intensificato, è un rapporto che va avanti con grande intensità. Personalmente, sempre perché tante volte mi trovo a girare per la Sicilia in motocicletta con Guido, la Clavioara lo chiama: dove sei, che fai quando ritorni? Quindi effettivamente non possiamo dire che c'è, anzi possiamo affermare che tra i due c'è grande feeling, c'è grande amore.
e soprattutto per il prossimo futuro ci sarà grande intreccio di interessi, grande attenzione l'uno per l'altra, Guido nei confronti della moglie e la moglie soprattutto nei confronti di Guido, che in questo momento ha bisogno di tanto conforto da parte degli amici e soprattutto di tanto conforto da parte della moglie, come d'altro canto per ognuno di noi in qualsiasi epoca della propria vita. Vorrei che a questo punto facessi un applauso, un bacio prima di nominare, giusto? Bene, adesso assolvo più le funzioni che mi sono state delegate.